Ma nel periodo della restrizione anti-Covid, uno studio sui livelli delle sostanze inquinanti ha fatto emergere nuovi particolari sul contributo del riscaldamento domestico e del traffico nelle emissioni. Allora, vediamo l'intervista che ha fatto il nostro Mauro Scanu alla professoressa Giovanna Cappai. In due mesi di serrata la qualità dell'aria è migliorata anche in Sardegna. A dirlo è l'Agenzia regionale per l'ambiente, per cui a Cagliari, Sassari e Olbia tra marzo e aprile c'è stata una diminuzione importante degli inquinanti come l'ossido di azoto e il particolato sottile. È vero, con l'arrivo della primavera molti inquinanti ogni anno diminuiscono per via dello spegnimento dei riscaldamenti, ma non si può negare che aver fermato il traffico abbia avuto un effetto tutt'altro che secondario. Questo tipo di trend di andamento per i vari parametri di, di inquinamento si è verificato non solo a livello nazionale e locale in Sardegna, ma proprio a livello internazionale. Hanno fatto il giro del mondo le immagini dell'Agenzia Spaziale Europea che ritraggono eh, la zona di Wuhan in Cina eh, durante, prima e durante il lockdown. L'andamento la, eh, spaziale della, della contaminazione si è decisamente ridotto. In Sardegna partiamo sicuramente da una... La situazione mh, fortunatamente migliore rispetto a tante altre regioni perché il livello di inquinamento dell'aria è molto più basso, però nelle aree urbane si è proprio riscontrata una riduzione delle concentrazioni di, di NOx anche in Sardegna, è stato possibile. La chiusura delle attività e del traffico durante i mesi della serrata è stata un'occasione unica per voi ricercatori per capire che cosa stava succedendo dal punto di vista delle emissioni. È stata un'occasione eh, grazie alla quale eh, effettuare studi di maggior dettaglio eh, in relazione a quelle che sono le relazioni tra le cause dell'inquinamento e la qualità dell'aria, quindi le sorgenti di emissione e la qualità dell'aria. E in queste situazioni, in questo periodo di lockdown, abbiamo potuto proprio osservare questo fenomeno eh, che ci ha consentito anche di rilevare dati in qualche modo inaspettati. Perché se è vero che in situazioni di questo tipo, laddove vengono ridotte le sorgenti emissive, ci si aspetta un miglioramento della qualità dell'aria, eh, è anche vero che dall'analisi... Dei dati provenienti dalle stazioni di, di monitoraggio si vede che eh, alcuni inquinanti hanno manifestato una chiara riduzione nel periodo di, di lockdown, altri invece non hanno manifestato riduzioni sensibili. Abbiamo visto per esempio una riduzione sensibile per quanto riguarda gli ossidi di azoto. Sì, eh, gli ossidi di azoto, se noi andiamo ad osservare proprio le concentrazioni nel periodo di marzo e aprile, le paragoniamo a quelle misurate nei cinque anni precedenti, ovviamente nello stesso periodo, si vede molto bene come ci sia stata una riduzione. E il fenomeno è spiegabile molto bene tenendo conto di quelle che sono le sorgenti che contribuiscono a questo tipo di inquinante, fondamentalmente il traffico stradale, la limitazione alla circolazione delle... Ha ah, evidentemente eh, comportato una limitazione del traffico e quindi un miglioramento della qualità dell'aria. Ci sono degli altri inquinanti per cui questa corrispondenza non è così lineare. Sì, è vero, un tipico inquinante che viene normalmente usato per rappresentare lo stato di qualità dell'aria, il PM10, il particolato di dimensioni inferiori ai 10 micrometri, non ha mostrato questo tipo di andamento, anzi. Eh, si può dire che in alcune regioni d'Italia, soprattutto quelle molto inquinate della regione padana, hanno manifestato valori in alcuni giorni addirittura superiori rispetto ai corrispondenti periodi degli anni precedenti. Anche qui la spiegazione c'è a livello scientifico, il materiale particolato oh, viene emesso da eh, sorgenti diverse. Eh, si tratta di sorgenti tendenzialmente di tipo puntuale, quindi non diffuso come il traffico veicolare e una grossa fetta di questo inquinante è emessa dagli impianti di riscaldamento domestico che non, non è, avendo funzionato durante il periodo di, di lockdown hanno comunque contribuito a questa emissione. Questo è un apparente paradosso perché noi decidiamo se chiudere o meno il traffico proprio in base al particolato che viene misurato nelle centraline. Effettivamente questo tipo di, di, di studio porta ad una riflessione importante, soprattutto quando si tratta di pianificare le politiche di gestione dell'ambiente. A questo punto bisognerebbe stare attenti a qual è il metodo di misura scelto per valutare la, la, la bontà e l'efficacia di una misura di contenimento dell'inquinamento su scala locale. Bisognerebbe per esempio introdurre accanto al PM10, che è comunque un parametro di interesse per certe forme di inquinamento, anche eh, la valutazione degli altri parametri di inquinamento.